Buongiorno notizia. Le 8:49, buongiorno notizia, è il momento di salutare ed accogliere il nostro ospite. È un piacere ritrovare a distanza di qualche mese il dottor Giuseppe Larrocca, responsabile del servizio tossicodipendenze del distretto Catania 2 dell'ASP di Catania. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Con il dottor Larrocca parliamo di alcol e parliamo del pericolo connesso all'alcol, perché proprio ieri si è celebrata un'importante giornata, l'Alcohol Prevention Day 2019, un appuntamento che serve per sensibilizzare verso questo problema, un problema grande, dottore, perché purtroppo in Italia, leggiamo, non si abbassa il numero dei bevitori a rischio, sono oltre 8,5 milioni, il 23% degli uomini, il 9% donne. Sì, 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 è un fenomeno in crescita. Sicuramente sì, non si è abbassata l'attenzione da chi sono gli addetti ai lavori. C'è poca attenzione da parte pubblica e da parte politica per quanto riguarda questo tipo di problema, perché ci sono anche degli interessi trasversali molto forti sui problemi alcol-correlati, sul consumo, che è, diciamo, anche una delle voci più positive nella produzione, diciamo, nella commercializzazione, però paghiamo un prezzo troppo alto per mantenere una cultura del bere. Si calcolano 435.000 morti in 10 anni in Italia soltanto, cioè tenga conto, diciamo, che sparisce una cittadina di 400.000 abitanti, certo, ogni anno in Italia. Insomma, è un prezzo troppo elevato. E poi oltre alle morti ci sono anche le malattie determinate dall'uso di alcol. Certo, sono un po' anche quelle. Anche se per le malattie comunque c'è una possibilità di un trattamento, sicuramente quando io ho una patologia epatica, neurologica o psichiatrica, trovo qualcosa, vengo curato per il trattamento, sì. Però poi il post ricovero, il post acuto, un po' lasciato a se stesso. E l'integrazione del territorio ospedale non funziona tanto bene, anche perché siamo un po' indietro rispetto ai colleghi del Nord Italia. Negli ultimi anni, tra l'altro, si è registrato un fenomeno particolare, quello di un maggiore utilizzo di alcol da parte di giovani, giovanissimi, ma anche di donne. Sì, per i giovani sicuramente è un problema che i colleghi del pronto soccorso vedono nei fine settimana. Non sono rari i casi di coma etilico, anche giovanissimi, sono una cosa grave, insomma, da rianimazione, e non sono, diciamo, da poco l'ingresso, diciamo, anche nel mondo dei problemi alcol-correlati di molte donne. Io stesso, insomma, ne sono testimone oculare, perché nel trattamento che facciamo da molti anni, anche con l'aiuto dei club alcolologici territoriali, da un po' di tempo vedo più ingressi più di donne che di uomini, anche molto giovani. C'è una responsabilità però per i giovani, devo dire, del mondo degli adulti. Quindi da parte dei genitori soprattutto. Da parte dei genitori, un mancato controllo. Si impara a bere il primo bicchiere in Italia è a 11 anni di vino. Però chiaramente viene consumato in famiglia, no? Che non credo, certo, i bambini vadano, certo, al pub oppure in altri modi. Allora c'è una responsabilità sia del mondo dell'educazione da parte dei genitori, ma anche una responsabilità nell'offerta da parte del mondo degli adulti, e nei pub vede la movida catanese, dove spesso con pochi soldi si possono ottenere 3-4 shortini, che sono, diciamo, l'innesco di fare queste binge drink, che si chiama. Ecco, lei ha parlato di cultura del bere, ed è questo anche il problema, cioè il giovane che si avvicina all'alcol molto spesso, anzi quasi sempre, non conosce i pericoli correlati, cioè, e quindi inizia a bere per moda, diciamo. Siamo inseriti da sempre nella cultura del bere, fin da piccoli, quindi poi cercare di capire che è un rischio il consumo, già a qualsiasi livello, della sostanza, perché l'alcol etilico, stiamo parlando di alcol etilico, è una sostanza tossica, dà dipendenza fisica e psicologica, pericolosità sociale, dà luogo a problemi di dipendenza, di astinenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la classifica tra le droghe pesanti
e anche ultimamente di tipo cancerogeno. Quindi diciamo, poi noi possiamo dire tutto quello che vogliamo per proteggere il consumo e il bere, ma questo è, poi se uno si vuole adattare si adatta, se no rischia naturalmente quello che il consumo non può essere però soppresso a zero, perché io non sono per la radere a suoli vigneti oppure bombardare le cantine eccetera. Si deve fare un'educazione spinta fin da piccoli per una forte riduzione e contrazione dei consumi, mentre siamo a un livello di consumo molto basso. Questo diciamo potrebbe riequilibrare un po' la parte economica e la parte sanitaria. Un argomento particolarmente importante, avevamo annunciato presentando il dottor Giuseppe La Rocca, responsabile del servizio tossicodipendenze del distretto Catania 2 dell'ASP di Catania. Continueremo a parlarne per capire anche cosa si sta facendo per in ambito preventivo proprio col dottore La Rocca, che resta in studio con noi, e quindi restate all'ascolto. Buongiorno notizia. 7 minuti dopo le 9, in studio con noi il nostro ospite, il dottor Giuseppe La Rocca, responsabile del servizio tossicodipendenze del distretto Catania 2 dell'ASP di Catania. Con lui stiamo parlando di alcol e del pericolo derivato dall'alcol. Gli adolescenti soprattutto sono a rischio, ma non solo, come abbiamo avuto modo già di dire. Facciamo capire bene ai nostri ascoltatori, dottore, quali sono i pericoli, cosa può derivare anche alla lunga, perché non è un effetto immediato quello che il consumo di alcol produce. Cosa può provocare nel nostro organismo? Ci sono degli effetti immediati, specialmente i giovani, giovanissimi che si avvicinano alla sostanza, possono incorrere proprio per l'eccesso, l'utilizzo acuto, la moda del binge drink, che sono 5-6 shortini e tutto per sballare, possono andare incontro a gravi patologie epatiche acute, ovvero anche a problemi di vero e proprio coma etilico, che è gravissimo, richiede poi un intervento di pronto soccorso e di rianimazione. Ma quando poi insomma l'abitudine al bere si consolida nel tempo e occorrono anni e anni diciamo di frequentazione alla sostanza, si ha un aumento della tolleranza, quindi della resistenza alla sostanza, che è una sostanza sana nel nostro organismo, no? L'alcol non esiste, diciamo, in natura nel nostro organismo, quindi l'organismo umano si adatta a queste sostanze sane attraverso tutta una serie di aggiustamenti neurobiologici, però insomma, sarebbe inutile discutere qua di questo. E allora col tempo, che passano anche 10-15 anni, in quella fase in cui la persona lascia e prende il bere, smette e riprende eccetera, chi vive le difficoltà e i disagi di un comportamento che causa difficoltà relazionali, causa problemi sul lavoro, causa poi possibilità di incidenti, causa sicuramente un disagio multidimensionale nella famiglia della persona che ha quindi questo tipo di problema, tant'è che diciamo in qualche modo nei gruppi noi fino a qualche tempo fa individuavamo gli alcolisti umidi, quelli che bevono, gli alcolisti secchi, quelli che non bevono ma che sono familiari di questa cosa. Quindi vivono il problema di riflesso. Vivono il problema a 360 gradi sostanzialmente, perché le sofferenze sono veramente alte. Ecco, abbiamo parlato dei pericoli e abbiamo annunciato anche, parliamo adesso di ciò che voi fate, l'attività che svolgete come servizio per cercare di aiutare chi cade in questo problema. Ma guardi, io posso parlare per me, posso parlare per il servizio che seguo da molti anni. Diciamo che l'accoglienza che viene fatta per le famiglie, poi la proposta di un programma all'interno del servizio, che può essere un programma ambulatoriale o anche con appoggio psichiatrico o psicologico, noi ci appoggiamo in maniera più sostanziale, almeno perché io ci credo e ne ho una testimonianza diretta a tante famiglie, ai club alcolologici territoriali, la metodologia ecologico-sociale di Vladimir Udolin, uno psichiatra croato che ha avuto la fortuna di seguire gli ultimi 10 anni della sua vita diciamo qui in Italia, ed è morto nel 1996,
che ha fondato 50 anni fa i primi club nell'ex Jugoslavia. È una metodologia che adesso in Italia ha prodotto qualcosa come 2000 club ed è arrivato in 35 paesi del mondo. Qui a Catania come funziona? Funziona quando ci hanno la fortuna di arrivare a un gruppo di autoaiuto, questo diciamo multifamiliare, sono un gruppo di minimo di 2, massimo 12 famiglie comunque costituite, che sono seguite da una persona che conosce i problemi alcol-correlati, può essere anche un volontario, che noi chiamiamo servitore insegnante, cioè al servizio di queste famiglie insegna loro qualcosa di alcologia durante diciamo il percorso, che vada bene, non ha un inizio, ma non si sa quando... un termine vero e proprio. Uno può frequentare anche per sempre se vuole, ho persone che seguo da 7-8 anni eccetera, poi magari loro stessi fanno il corso per diventare servitore insegnante e fanno anche altro, insomma ci sono molte persone che vengono dal problema o personalmente o di un familiare e poi diciamo decidono di dare un aiuto agli altri. Decidono di dare un aiuto agli altri, sono motivate per questo e fanno una persona diciamo che è uno dei più attivi, uno scioggino per esempio, non vorrei citare la cosa perché poi si secca e poi magari viene lui, se vuole, aveva un fratello con problemi gravi, alcol correlati, che poi è deceduto eccetera, poi ha seguito il corso e attualmente sta seguendo uno dei club, quello di che abbiamo ai Salesiani di Barriera. Ci sono alcuni spazi, 4 in città, insomma sono una piccola cosa, 5-6 in provincia, tutta la provincia, e una trentina in tutta la Sicilia, con alcune province addirittura completamente sguarnite. Poi i club sono associati in un'associazione regionale che si chiama ARCAT Sicilia, associazione regionale, la quale è federata con un'associazione nazionale che è l'ICAT. È stata costruita da alcuni anni anche l'associazione mondiale, la WACAT, la World Association. Tra poco con il dottor Giuseppe La Rocca, che ha la cortesia di rimanere con noi ancora per qualche minuto, concluderemo questo discorso, daremo anche degli indirizzi se possibile utili, dei modi, dei contatti utili per arrivare a voi. Tra poco chiudiamo questa discussione molto interessante che sicuramente desterà tanta attenzione da parte dei nostri ascoltatori.